Cecilia Rodriguez contro Francesco Monte all'Isola dei Famosi, il gesto che parla chiaro. Francesco Monte all'Isola dei Famosi, cosa ne pensa Cecilia Rodriguez? Francesco Monte ha fatto ufficialmente sbarco sull'Isola dei Famosi. Tanti, tantissimi gli italiani che stanno seguendo il nuovo percorso dell'ex tronista di Uomini e Donne durante la prima puntata del reality show. Tutti tranne Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, non è minimamente interessata al nuovo percorso dell'ex fidanzato. Anziché restare a casa a guardare il programma che due anni fa ha lanciato la sua carriera televisiva, Cecu ha preferito uscire con il suo nuovo amore, Ignazio Moser. Come si evince proprio dalle storie di Instagram del ciclista, la coppia ha scelto di vedersi con alcuni amici anziché passare la serata davanti alla TV. Dunque, Cecilia ha ormai dimenticato del tutto il suo gordo, l'argentina non ne vuole proprio più sapere. Del resto, già qualche giorno fa a casa Signorini è riuscita a stento a fare i suoi migliori auguri a Monte. Cecilia Rodriguez non è più interessata a Francesco Monte. Cecilia Rodriguez ha voltato pagina dopo il Grande Fratello VIP. Nella sua vita è entrato Ignazio Moser e spera di concretizzare insieme al figlio di Francesco Moser dei progetti di vita importanti. Lo stesso non si può dire per Monte, che ha sofferto e sta ancora soffrendo molto per questa dolorosa separazione, arrivata dopo 5 anni di relazione. L'attore emergente ha scelto di partecipare all'Isola dei Famosi proprio per dimenticare questo brutto periodo. Non ho lasciato io Cecilia, quindi sarei falso se dicessi che per lei attualmente non provo niente. Il sentimento c'è ancora, anche se piano piano si sta affievolendo, ha dichiarato Francesco Monte prima di partire per l'Honduras. Le ultime parole di Francesco Monte su Cecilia e Ignazio. Piano piano, però, Francesco sta finalmente accettando la realtà dei fatti. Se all'inizio provavo una rabbia incontenibile, adesso sono come sollevato. Vedendola sui giornali o in televisione veramente felice con Ignazio, penso, tutta questa sofferenza che ho provato, e che sto provando, evidentemente era necessaria se ora Cecilia è così serena con questo nuovo ragazzo, ha spiegato Monte.